Ciao, sono Nicola Batavia, alias Ristorante Billy Kin, per chi non mi conosce, che tra l'altro Ristorante Billy Kin il 4 marzo ha fatto 27 anni di apertura e non è una cosa facile da ottenere e ci tengo sempre un po' a precisarlo quando ne ho l'occasione. Allora, sono qui a presentarvi una ricetta da casa, dedicata alla stampa e dedicata anche a voi, da casa. Perché da casa? Perché in questo periodo purtroppo il coronavirus ci ha costretto a rimanere a casa e quindi abbiamo tempo per cucinare, abbiamo tempo anche per stare con la famiglia e anche divertirci un pochettino. Quindi voglio regalarvi una ricetta, ok? Farò una ricetta con l'uovo. Perché uovo? Uovo perché io amo le uova e le cucino da quando ho aperto il ristorante, il Billy Kin, ok? Quindi andiamo direttamente agli ingredienti. Abbiamo l'uovo, un crudo di Parma o anche un San Daniele, magari potreste anche usare un guanciale, un fantastico bacon, potreste anche usare della mortadella, quindi cerchiamo un po' di dare elasticità anche alla ricetta e se avete dei quesiti da farmi, Instagram o Facebook o anche sul nostro sito, ok? Quindi continuando, abbiamo dei porri, un arancio e poi c'è un ingrediente fantastico che è la borragine, ok? È il periodo, la primavera, tenete conto. Vi posso anche suggerire, essendo la primavera, potete trovare la barba dei frati, cioè gli agretti, potete usare le cime di rapa, la scarola, gli spinaci, quindi non per forza la borragine, però la borragine è un sapore ed è molto molto buona, sa di selvatico, tra lo spinacio c'è un po' di amaro, dove c'è il sapore della scarola, un po' l'erbetta, la cicoria, ok? Quindi io l'ho presa perché l'amo. Quindi partiamo dalla base, quindi abbiamo 4 uova per 4 persone, avremo poi 60 g di porri, 100 g di borragine o spinaci che sia, poi useremo 40 g di prosciutto e poi un pochettino di arancio perché andremo a finirlo, daremo questo sapore di arancio sopra, ok? Quindi la cosa che io vi dico subito, vi chiedo scusa, ma come potete vedere io ho già cotto la borragine perché ci impiega un po' a cucinare, a differenza magari della cime di rapa o dello spinacio. Semplicemente io ho tagliato i porri molto piccoli, li ho tritati, va bene? Poi li ho fatti andare in questo wok, ma anche una padella normalissima, con dell'olio extravergine di oliva e poi ho fatto scottare il porro e la borragine e ho continuato a cuocere per 10 minuti con dell'acqua, semplicemente acqua, va bene, non è importante che avete il brodo vegetale. Dunque, al Billy Kin facciamo diverse ricette a base di uova, questa è una ricetta tra un misto dal nostro bistro del Bieg, dove noi facciamo tapas, e un po' il Billy Kin, quindi è un mélange, va bene? Allora, quello che noi faremo adesso è, ricordatevi appunto di far rosolare il porro, insieme alla borragine, vedete? Guardate che bella, che è fantastica, veramente bella bella. Poi andiamo a tagliare il prosciutto. Questa qua è una ricetta molto molto facile e vi dirò anche qualche segreto come servirla, perché Batavia è anche un po' questo, usa sempre contenitore, recipienti, piatti e non piatti, perché è molto importante, l'occhio vuole la sua parte. Ok, padella antiaderente, va bene? E andremo a scottare poco poco con un po' di olio il prosciutto. Vedete? Allora, quello mi necessita appena appena di farlo rosolare per farlo diventare appena croccante e ci vuole veramente poco tempo, va bene? Tenete conto che se una parte, se usate più un guanciale dove c'è parecchio grasso, grasso buono, non è il caso di usare nessun tipo di olio, va bene? Così. Questo adesso lo faccio andare appena appena croccante e andremo alla parte importante, l'uovo, ve lo faccio vedere come si fa l'uovo in camicia, che tutti sono un po' terrorizzati, però se ci prendete la manualità è veramente molto molto semplice. Non andiamo a mettere aceto, l'acqua e ho già messo il sale, va bene? Quindi adesso seguitemi, ok? Quindi venite qua, seguitemi attentamente, vado a rendere un
il vortice in questo modo qua, vedete? E ci metto l'uovo, va bene? Vedete che si crea questo vortice attorno all'uovo, il bianco lo vado ad aiutare, ok? In questo modo. Mi raccomando, nessun problema, se avete qualche quesito da farmi attraverso, come dicevo prima, Instagram o Facebook, Nicola Battaglia Chef o Birichino, Dieg, noi ci siamo. Questa parte qua. Tra l'altro, questo si può fare anche volendo con un uovo di gallina, con un uovo di quaglia, in monoporzioni. Io vi sto creando una cosa che potrebbe essere tipo un antipasto, no? Un aperitivo. Bene? Allora, come potete vedere l'uovo è quasi pronto, perché ci vuole neanche un minuto, va bene? Quindi, intanto vado ad abbassare l'acqua. Guardate, ho usato un bicchiere, dove voi di solito bevete del vino, vino importante perché questo qua è un ballon grosso, andremo a servire l'uovo in questo bicchiere. Una cosa particolare, perché no? Perché anche a casa bisogna dedicarsi del tempo e volersi bene, va bene? Allora, quindi, io andrò a prendere la borragine che ho cotto, come dicevo prima, la vedete? La vado a mettere nel bicchiere, in questo modo. Poi, guardate l'uovo, semplice, uso un piccolo coppapasta per dare una forma, un'omogeneità al piatto, no? Quindi il bianco d'uovo lo tolgo e se volete vi dirò cosa fare del bianco d'uovo, perché non si butta. Adesso l'ho messo nell'acqua, però noi non lo buttiamo, facciamo altre cose, me le dovete chiedere poi in privata sede. Vedete? In questo modo qua. Quindi io adesso lo metto qua, così lo potete studiare, guardarlo bene. Va bene? Così. Poi lo prendo e lo vado a mettere sopra questa fantastica borragine. Il crudo, che ormai è diventato bello croccante, lo vado a introdurre sopra l'uovo e anche un po' attorno. Sono sicuro che vi sta venendo fame e sono sicuro che appena riapriremo, sono sicuro che ci verrete a trovare. E poi l'arancia, un agrume, vado a dare un sapore di agrume in questo modo, prendo una grattugia e lo vado a grattare, vedete? In questo modo qua. Non avete un'arancia? Bene, amici miei, c'è il pompelmo in questo periodo, pompelmo rosa. Un limone, un agrume, perché no? Si potrebbe fare anche con altra frutta, ma è un segreto, ma non ho segreti, ve lo posso dire in prossima serie. Guardate che bello! Questo è per voi e andrà tutto bene. Ciao a tutti!